analizza troppo la vita, sono soffitti in tempo. Troppo sì. Mi ha preso questa partita, dobbiamo vincere almeno con un gioco di scatto, abbiamo perso. Quindi non ho voce, non so che dire. Secondo te è un po' più? Certo. Perché? Sono saltati un po' gli equilibri, perché allora è un discorso logico, psicologico. Domina la vita, devi vincere 4-0, stai perdendo, ti scoraggi, no? È ovvio. Psicologicamente è una cosa normalissima, scontata. Sono saltati un po' gli equilibri, tutto qua, parte tutto. Poi quando si subisce 2-1 gol su 3, un po' segno del destino, che forse sì, sì, sì. Secondo me sarebbe 4-3 se De Luca avesse fatto il rigore. Senti, proprio in queste occasioni si viene a sentire la mancanza di elementi importanti per questa squadra, no? E forse un po' tirare le orecchie per il proseguo, chi invece lascia andare un po' a gesti inconsulti. Allora, se va di risultato sì, per come è andata la partita no. Perché col Milazzo abbiamo fatto una grande partita, a Latina senza questi big una grande partita, oggi senza i big una grande partita, quindi secondo me no, alla luce dei risultati, dei numeri sì, però col senno di poi magari con loro avremmo anche giocato male, pareggiato o perso, nel senso, no, questo no. Bisogna dare merito a questi ragazzi che stanno sostituendo chi non può, ma quasi. Se a volte proteste sul calcio di punizione che ha consentito il 3-2 lì, ma anche se ne proprio per restare che c'era soltanto, insomma, no, per rendere tutto pulito. Noi pensiamo che non sia calcio di punizione, però ripeto, non ci appigliamo a queste cose perché è una partita stregata, insomma. Ci stavamo anche divertendo, una partita stregata, ripeto, sarebbe finita 4-3. E dispiace. Complessivamente, visto che è finito anche il girone d'andata, insomma, alla sua squadra forse manca qualche tanti punti, secondo me. Poi si dice sempre che quello che meriti hai, però secondo me per quello che stiamo vedendo, per chi sono gli avversari e per quello che siamo noi, secondo me mancano tanti punti, ma tanti. Nota di merito questo per l'Antanzio, che nell'ultima giornata sta un po' esplodendo dal punto di vista anche realizzazione. Sì, il complimento di Trillini che l'ha visto molto cresciuto. Sì, dal punto di vista realizzativo sì. Secondo me deve giocare, si deve applicare meglio e deve giocare come ha giocato il primo tempo. E secondo anche lui, insieme a qualche altro, ha perso un pochettino la bussola a livello tattico. Ma questo è normale, ripeto, ti scoraggi. Deve lavorare tanto, può diventare un buon giocatore. Ha i numeri, però spero per lui e per noi che riesca a migliorare ancora di più. Non è il fatto realizzativo che un po' ci soffermiamo su altri aspetti. Da qualche settimana come staff avete già detto che la salvezza è cosa fatta, l'obiettivo futuro della Vigor a breve termine, sulla forza quale sarà far crescere soltanto questi giovani, anche alla luce magari dell'uscita Manganaro, si prevede qualche dimensione. Ma intanto penso che ancora 15 gare alla fine l'obiettivo sia fare altri punti, al di là di una salvezza eccetera che ormai non ha senso, però fare altri punti perché non possiamo continuare a giocare bene, a far crescere i giovani e a perdere le partite così. Quindi innanzitutto dobbiamo andare a trovare il pelo nell'uovo perché abbiamo fatto degli errori, no? Al di là degli euro gol degli avversari, voglio dire, potevamo essere più bravi sotto porta, potevamo creare anziché 7 occasioni da rete 14, dobbiamo essere più bravi da questo punto di vista perché abbiamo capito che noi per fare un gol dobbiamo crearne 4 e quindi questo è un lato che bisogna migliorare. Ripeto, è cercare il pelo nell'uovo oggi, no? Nel senso... Così, purtroppo è difficile aumentare queste partite perché non hai neanche lo spirito per farlo, però lo devi fare perché è giusto così, ci mancherebbe. Condizionate anche forse questo terreno di gioco molto molto pesante, si volava spesso. Sì. C'è stata la partita ieri, mercoledì, allora, problema campo che avete che non vi allenate nemmeno bene. Insomma. Sì, allora io dico, se tutte queste cose venissero migliorate, allora potremmo fare un campionato prestigioso. Perché già noi va bene così, in campi arrangiati, avendo una rosa giovanissima, oggi abbiamo giocato con una squadra insomma, abbastanza giovane, campo, no? Abbastanza, molto giovane. E con tutti questi problemi, a mio avviso, stiamo facendo bene. Però ripeto, siamo dispiaciutissimi, non siamo contenti per i punti che abbiamo, perché è una classifica bugiarda, troppo bugiarda, per quello che esprime la squadra in questo momento. Però bisogna accettare e andare avanti. Ti arrabbi e basta, insomma. Sui gol subiti, mister, bravura degli avversari o c'è qualche responsabilità? Nessuno. Fatto un gol in girata, fatto un all'incrocio, un calcio di rigore. Insomma,
responsabilità, se ce ne possono essere, devi stare più vicino all'uomo, l'abbiamo fatto tirare, tante cose. In una di queste situazioni cattive, loro sono stati fortunati. Poi in alcune circostanze, dopo un minuto e venti, abbiamo derugato per tu col portiere, sì, poi Lattanzio, poi... E noi siamo stati meno bravi, forse qui siamo stati meno bravi di loro e anche forse più sfortunati quindi, di loro. Questa è la mia analisi, ripeto, è difficile fare un'analisi di una partita. Senti Massimo, parliamo di un elemento che può darsi che abbia in qualche modo contribuito a sconfinare i tuoi giocatori, cioè questa costanza dell'entrata di cartellino giallo da parte dell'arbitro. Soprattutto l'arbitro che dal punto di vista, diciamo, del seguire l'azione, tu sei uno che di reazione fisica, diciamo, nemazzica, era spessissimo distante dall'azione. Una tua chiave di lettura su queste due situazioni? E non è stato neanche tanto aiutato dai suoi collaboratori, aggiungerei io, no? Almeno. Sono d'accordo su questa analisi, però non è stato neanche tanto aiutato dai collaboratori, perché i collaboratori aspettavano prima la decisione dell'arbitro e poi magari si adeguavano. Quindi, però, cioè, in una partita odierna questa è una cosa che mi interessa pochissimo, cioè sarà stato l'osservatore dell'arbitro a doverlo giudicare. Sicuramente questo è un aspetto che era evidente, no? Insomma, l'ha visto lei, l'abbiamo visto tutti, però questo non è stato determinante fine del risultato. L'arbitro è stato precipitoso, ha levato tanti cartellini gialli, ha fatto una partita un po' particolare, però comunque non è stato determinante. Siamo stati determinanti noi perché abbiamo fatto tutto da soli, abbiamo sbagliato tantissime reti, poi il calcio di rigore finale, insomma tanto. Quindi l'arbitro, voglio dire, deve allenarsi un po' di più, però sono fatti suoi. Mister, con quanti punti volevate girare al giro di qua? 18 punti. Volevamo prima di questa partita, 21, però noi pensiamo di averne meritato almeno 24, però chi ce li dà questi punti? Ne abbiamo 18, quindi 18 punti ci toccano. Vabbè, mister, facciamoci questo a Natale, dai, che c'è. Speravamo almeno intorno a 23, però. Giuffrida. Mister, con Giuffrida in queste condizioni vada bene far giocare gli altri, cioè, lo tiene da solo, cioè, Giuffrida è quella partita che sta migliorando, sta facendo bene, sono contento per lui, è un ragazzo che ho con me da tanti anni, quindi è anche una soddisfazione personale, però purtroppo abbiamo perso e quindi anche Giuffrida sarà deluso probabilmente, magari un po' meno della sua prestazione, però conta poco, ripeto, conta poco. Okay. Siamo molto delusi. Grazie mister. Grazie.